Tommaso? Sì, io ti raccolgo un po' di suggestioni, chiaramente sono tante, scusa perché sono arrivati a mille stress. Parto dall'ultimo intervento dicendo sì, liberalizzazione anche laddove scoppierebbe il pandemonio, tipo trasporto pubblico locale, no? O piuttosto che un concorrente aereo, eccetera. Il problema però, essendo io un keynesiano moderato, ho sentito un interessante dibattito due settimane fa tra la Marfa e poi sono qui per l'OMT, quindi Rooseveltiano, quindi va bene tutto. Il problema è riuscire, come al solito, a allocare efficacemente le risorse. Non parlo di economista perché anch'io ho la disgrazia di Stefano di essere un avvocato, anche se lui è un luminare. E cioè, il problema è che non è detto che il libero mercato di suo non possa bruciare delle risorse. Quindi c'è lo Stato, il pubblico, ha le sue magagne, il privato, laddove non sia un privato che dà garanzie, può averne altre. Allora, secondo me, noi dobbiamo transitare dal Novecento e pensare alle nuove soluzioni. Cioè, quest'estate la festa dell'Unità è un simpatico battibecco con un altro che ne sia Doc, che è il professor Zanardi. Dico, professore, lei che quindi è contro le pensioni? Poi può. Eh sì, se lei mi accusa, lei è contro le rendite, quale maggior rendita se non le pensioni? Cioè, uscire secondo me dalle macro aree, dai macro concetti, e entrare poi sul concreto. Per esempio, secondo me ci sono tutte le rendite positive in cui il pubblico, anche locale, potrebbe intervenire, che la previdenza privata, cioè la previdenza complementare, cioè tutto ciò che sgrava il welfare di costi che non sono più materialmente sopportabili. Quindi un mix di privato e di pubblico ci sta, senza, secondo me, degli schieramenti. Poi Marco mi insegna l'aspetto Delaware, no? Con shopping, eccetera. Cioè, fare in modo che le imprese si vadano a insediare dove il territorio è più favorevole. Qui, per esempio, abbiamo la Philip Morris che si è insediata, eccetera. Però è anche vero che negli anni 90 abbiamo avuto la delocalizzazione. Adesso non vorrei che le imprese arrivassero qui, bene accolte, eccetera, però, come dire, va bene, andiamo in Italia, tanto sono tutti poveri, disperati, va bene tutto. Qui io so, ho parlato, l'altra volta ho avuto la fortuna di parlare con Donini, un incontro di Bettercò, di Bebò, e mi diceva che l'aeroporto di Parma, se non erro, sarà sostanzialmente andrà ad Amazon, a quanto ho capito. Cioè, uno dei principali, c'è un progetto per cui Amazon è. Allora, queste, cioè sostanzialmente noi abbiamo scaricato la pressione fiscale, questo non so se è vero o una suggestione o un'ipotesi, però poi abbiamo questi grossi, cioè andiamo a preoccuparci se passare di più il lavoro autonomo, passare di più il lavoro subordinato, eccetera, però poi abbiamo questi grossi colossi che non pagano nulla di tasse. Ora io non è che sia un fan delle tasse, però se permettete, Amazon era allora, non la risposta liberista dell'amico su cui che pure condivido, però neanche la risposta lobbista, a me va benissimo che ci sia Amazon, però cioè, è giusto che questi russi diano al territorio qualcosa di più che sia la mera speranza di un'occupazione. E poi un altro, poi vado un po' random, però sono suggestioni che la colpa è vostra perché ovviamente date. Allora, c'è il problema dei crediti deteriorati nel privato, però c'è anche un problema dei crediti deteriorati nel pubblico. Se io penso che per esempio le multe, e Bologna in questa è maestra, vengono messe a bilancio, la polemica non è con lui che con Colombo, sempre, abbiamo detto in sempre quella cifra, di quanto sono aumentate in questi 5 anni? Senza problemi. Ci sono ridotte. L'ultimo consultivo però, guardavo io. Però sono... no, era una polemica, cioè, non è una, era un non polemica. È un luogo comune. Col sorriso, no. Però quello che dico, sono poste messe a bilancio, però sostanzialmente poi chi le paga? Cioè, tutto ciò che è fiscalità locale viene messo a bilancio, poi però nel mio quotidiano io mi occupo anche problemi di esercitazione di gente che materialmente non ce la fa ad arrivare a fine mese, quindi a maggior ragione ce la fa pagare. Quindi quando vengono messe a bilancio questi crediti, poi in realtà in proporzione quanti ne vengono effettivamente
recuperati. Ecco, e poi sulla necessità dell'educazione finanziaria e come il pubblico in questo modo in qualche maniera facilitare. Perdonatemi se mi ha detto di non, però siccome deve andare, come ti farei.